con gusto. L'Italia degli chef oggi è qua, e guarda quanta bella gente che stasera a grande voce inciterà, tutti gli attori e cibi da gustare, e voilà, sono tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra. E poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo. Eccomi pronta per una nuova puntata di 105 con gusto. Mi trovo ai Tre Mulini e siamo ospiti di un amico e di una grande amica, Donatella, ma in modo particolare Antonio. Antonio che oggi ci farà vedere una ricetta super gustosa, seppie e ceci. Eccomi qua, io ringrazio l'amico Antonio D'Angelo per questa ospitalità in questo residence meraviglioso, questo territorio di San Giovanni, tra Ascario e San Giovanni, una veduta, un clima meraviglioso con prodotti eccezionali. Prodotti tipici del posto, male, pomodori, sottoli, e oggi parliamo, facciamo una ricetta con seppie e ceci, con un po' di pomodorini. Ma secondo te noi eravamo soli, ma non è proprio possibile. Insieme con noi la nostra amica Nunzia Cavaliere, con noi, eccola qua, oggi come assistente. Buonasera a tutti, buonasera a tutto il pubblico di 105 con gusto. Grazie, grazie ad Antonio che ci ha ospitato. Francè, lui è come me, io l'ho conosciuto con i suoi prodotti tipici, direttamente ed esclusivamente cilentani. Viva il nostro Cilento, viva il nostro territorio, 105 con gusto fra proprio questo, ecco, si impegna a promuovere il territorio, si impegna a promuovere questi paesi, il golfo che comunque ci regala tanto. Soprattutto, come sempre dico io, a chilometri zero. Oggi sarò anche io come te da spettatrice e passiamo adesso, facciamo questo piatto bellissimo, fresco, estivo, con i ceci cilentani, che sarebbero i ceci di Controne, con le seppie del nostro mare, del Golfo di Policastro. Un piatto che possiamo fare sempre, naturalmente. Certo, Francesca, è un piatto da fare sia in estate che d'inverno. Lui ha riscoperto questo piatto che ai suoi clienti è passato da una cosa buona, cioè mettere i ceci con la seppia. Mai sentito, forse un piatto che a 105 con gusto lo proponiamo per la prima volta. Antonio. La ricetta e i prodotti. Abbiamo detto una ricetta, come ha detto Nunzia, che possiamo preparare in estate, in autunno, in inverno. È una ricetta alle quattro stagioni. Quattro stagioni, è vero. A volte la facciamo pure senza pomodorino, però visto adesso il tempo, piove, più umido, preferisco insomma farla col pomodorino un po' rossa, ma si può fare pure senza pomodorino. Un rosé? Un rosé, esatto, un rosé o con un fiano, un rosé. In questo caso abbiamo un fiano tipicamente cilentano da poter abbinare. I prodotti, come vai a utilizzare questi prodotti? Abbiamo dell'aglio fresco, prezzemolo, della cipolla, pomodorino fresco, un po' di piccante, un peperoncino, giusto uno per darle così, e poi utilizziamo dei ceci del Cilento dove sono già cotti in acqua e sale senza nessun alimento, nessuna aggiunta chimica, esatto, al natur. Allora procedi come? Allora soffriggiamo intanto. Mi dici un pochino il tutto, poi io ti lascio e ti lascio lavorare. Allora, niente, procediamo mettendo dell'olio, mettiamo dell'aglio e la cipolla tritata con un po' di prezzemolo, lo facciamo soffriggere un pochino, aggiungiamo poi la seppia con un bicchiere di vino, arrivata più o meno si cuoce un po', e aggiungiamo il pomodoro. Quando si è asciugata, bella cremosa, la mettiamo su una bella bruschetta e assaggiamo. Io ti lascio iniziare, intanto io mi avvicino a Nunzia. Nunzia,
Questi prodotti, prodotti conosciuti per noi naturalmente che siamo cilentani, prodotti che adoriamo, che amiamo, che non devono mancare a tavola. Sì, Francesca, il Cilento è, secondo noi e secondo anche l'Italia, è la madre della cucina italiana, la cucina mediterranea. Proponiamo questi prodotti con tutto il gusto. Io ti voglio dire prima una cosa però. Io questa ricetta, essendo una cuoca di tanti anni, io veramente non l'ho mai assaggiata. La prima volta che l'ho assaggiata è stata qui, Francesca, e sono rimasta entusiasta. E ho pensato subito di portare... Ecco, Francesca deve assaggiare. Francesca! E poi quest'Antonio, tanto gentile, tanto che ci tiene a questo al posto, al Cilento, che ha voluto deliziarti con un bellissimo, diciamo, assaggi di formaggi strettamente cilentani e delle cremine strettamente cilentane, tra cui una con fichi e limone, e l'altra è fatta con peperoni e peperoncino, ma fatto in casa. Queste sono cose che produce lui, che non troviamo molto in vendita, perché giustamente è un suo piccolo... Sono prodotti esclusivi. Sì, per i suoi clienti, ma perché no, per gli amici fa anche qualche... ci fa qualche... qualcosa li prende per la gola, vero? Certo, certo, sì. Prendi per la gola, per questo vengono sempre a trovarti. So che sei conosciuto, io ti dico la verità, ero molto molto curiosa di conoscerti. Grazie, ed ecco, ci siamo qua. Bello, mi fa piacere, io ho già un profumo. Frangè, lo vuoi provare? Sì, voglio provare. Tengo io il microfono, nel frattempo parlo. E che dici, lo prepari anche a te un pochino? Glielo facciamo assaggiare il nostro cameraman? Lo vuole o no? No, no, ha detto di no. E deve lavorare, Frangè. Aspettiamo una sua valuta di... Francesca, che dici? Come ti... Il viso già sta parlando, Francesca, il viso già sta parlando di questo. Non ho capito bene. Continui? Francesca, era un assaggio. No, no, ma non l'ho capito. Come Francesca... secondo vediamo. Francesca, che ti dicevo? È veramente, sono delle cose che lui offre ai suoi clienti per far assaggiare diversamente anche i formaggi, che qui abbiamo un caprino e qui abbiamo un Andò, questo qua è quello con cacio e ricotta? No, questo è un canestrato di mucca con peperoncino. Questo invece? Questo è cacio e ricotta cilentano. Fatto allora, gloriosa. L'abbinamento con questi peperoni, un retrogusto eccezionale, un agrodolce che va a spezzare un po' questo salato. Vi devo dire la verità, vi lascia la bocca che è fantastica. Buono, sì sì, piaciuto a tanti. Vedi? Allora io... No, no, è Ciao Frecce. Ecco, subito lei mi deve copiare. Vero. Le papille gustative che scoppiettano. Un sapore eccezionale. Beh, dobbiamo provare anche l'altro. Questo qua. Questo. Fantastico. Cambia gusto e sapore, dipende dal tipo di formaggio si abbina. Sì, molto. Francè, poi ti volevo dire che di questi qua ne possiamo mangiare un po', perché noi abbiamo un amico in comune, al nostro Nico, che poi ci fa scendere i nostri chiletti. Nico, vienici a trovare anche tu, così la finiamo con questa dieta, questa palestra, Bodyline, che ci aiuta sempre a mantenerci in forma. A me no, perché io purtroppo non ce la posso fare. Ma è colpa loro, Nico. È colpa loro, io non ce la faccio. Non resisto a questi gusti buonissimi. La seppia, cosa sta succedendo? Allora, la seppia è andata, sta soffriggendo per un po', giusto un po' di tempo, il tempo che tagliamo i pomodorini, e poi aggiungiamo un po' di vino, gli diamo una cottura totale, alla fine
20-25 minuti, non di più. Delicatissima e tenerissima. Molto, molto. La seppia, come sappiamo, più cuoce, più o la facciamo cuocere tanto la seppia, oppure la facciamo cuocere poco. Questi in ambiti professionali, diciamo, la seppia meno cuoce più buona e resta più morbida dentro, no? E sarà un piatto francese da veramente da leccarsi i baffi, perché è già sto iniziando a leccarmi da ora. Penso che dopo sarà la fine del mondo. Del mondo, vediamo. Okay. Allora, Francello, sai che faccio? Io apro pure quelle. Francello. Nunzia, io sono curiosa. Quindi la devo aprire, Francesco? Apriamo, Antonio, ci dai l'ok? Tutto, aprite tutto quello che... Ci dà l'ok? Cioè, questa è fiche e limone, la proviamo con i formaggi? Perfetto, subito, io sono a disposizione. Proviamo, assaggiamo e dopo vi dico. Mamma mia, che profumo! No, non avete idea. Antonio, ti devo venire a trovare più spesso. Qui ai Tremulini ho trovato... ma delle sorprese pazzesche. Cosa stai combinando? France, non ho resistito. Tu che dici? Sei con me? Sì, assaggiamo. Io sono pronta. Antonio, tu che dici? Assaggiate. Assaggiamo. Queste fiche e limone. Sento già un profumo. Fichi cilentani. Beh, fichi bianche del Cilento. Beh, eccezionale. Proviamo. Buonissima. Buona? Come la definiamo? Una crema, una marmellata, una cosa? Ma una crema, fichi e limoni. Sembra quasi insalato che con il dolce, a quanto vedo. È fantastica, Francesca, però io ti dico una cosa, io me la porto questa, tu che dici? Ma sì, ci puoi fare cosa? Tutto, Francesca, questa è da abbinare a salumi, a formaggi, scusami. A parte che può essere proprio, io già la vedrei nel piatto degli antipasti, con l'antipasta all'italiana, con formaggi morbidi, con formaggi duri, che dici tu? Sono d'accordissimo. Antonio, noi ce la portiamo. Va bene. Antonio, hai messo i pomodori? Dopo che si è sfumato il vino abbiamo aggiunto i pomodori. Li facciamo appassire o li facciamo cuocere? Cuocere 15 minuti devono cuocere, poi aggiungiamo i ceci direttamente già cotti e li versiamo dentro. È arrivato il momento, Antonio, dobbiamo aggiungere i ceci, che ne pensi? Aggiungere i ceci e il prezzemolo. E li lasciamo cuocere e sfuma. Tanto questi sono già cotti. Già cotti, acqua e sale. Acqua e sale, ma appunto un pochino che si asciuga il tutto ed è pronto. Antonio, come stiamo messi? Ci siamo. Allora siamo pronti, un profumo eccezionale. Va bene, spegniamo? Possiamo spegnere, sì. Nunzia, ecco qua arriva Nunzia, è pronto Nunzia, la ricetta è pronta. Io sono pronta. Ecco qua, guarda ecco qua. Qua cosa ha fatto Antonio.
bruschettate. Sì, l'ha fatta in precedenza e adesso vengono messe con il cucchiaiotto sul piatto da portata e noi assaggiamo. Benissimo, allora con un pochino di olio, Antonio, prepari, allora io sono pronta per l'impiatto e per l'assaggio. Con olio extravergine di olivo, sempre cilentano. Beh, allora il top è... dobbiamo assaggiare. Andiamo, prego, 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 e fai tu. Abbiamo proposto naturalmente una ricetta eccezionale, nuova per 105 con gusto. Antonio è stato bravissimo. Il profumo, guardate, è pazzesco. È il momento dell'assaggio. Allora Francesca, riassumiamo il piatto: i ceci con la seppia con un po' di pomodoro, se vogliamo anche senza. Dal tuo viso, guarda, ti devo dire la verità, sto restando, guarda, eccezionale. Buono, eh? Buono, molto buono sarà. Bene, concludiamo questa puntata perché mi devo sedere per bene mangiare. Sì, Francesca, ti faccio compagnia perché da soli non si mangia. Non si assaggia, io ti faccio i complimenti. Sei stata una grande sorpresa. Tu, i tuoi prodotti, questa grandissima ricetta eccezionale. Una ricetta che io personalmente cercherò di rifare. Ti imito. Bene. Naturalmente non sarò brava come te, però ti ho seguito, ho cercato più brava, forse più brava di carpire tutti i tuoi segreti, tutti i tuoi movimenti. Sei stato bravissimo, complimenti. Questi prodotti fanno la loro parte. Il segreto è solo uno: prodotti cilentani. Chilometro zero. Quando il prodotto è buono, non serve essere bravissimi. Tutto qua. Basta saperli mescolare. Basta saper scegliere i prodotti e metterli insieme, abbinarli. Abbinarli bene. Tu hai fatto benissimo, Nunzia. Allora, professionalmente ti dico che è un piatto gourmet semplice, buono. Può essere, come ho detto prima, sia fresco che caldo, usato d'estate, d'inverno, di questi periodi. Buono, buono, buono. Complimenti. Allora, anche il vino noi andiamo ad abbinare. Vino, sì, il vino è un fiano cilentano prodotto tra Felitta e Castel San Lorenzo ed è biologico, tra l'altro, anche questo cilentano. Bene, Nunzia, che dire? Bravo, veramente, complimenti, è stato bravissimo, sei stato sorprendente, ma... possiamo rifarne un'altra insieme? Quando volete. Un'altra ricetta bella, gustosa come questa. Va benissimo. Bene, allora io sono contenta. Nunzia, tu? Io posso esserci come Francesca? Posso venire? Ok, grazie Antonio della vostra ospitalità, grazie veramente di tutto. Alla prossima. Alla prossima. Grazie Antonio, grazie Nunzia, grazie agli amici che ci hanno seguito da casa. Vi do l'appuntamento la settimana prossima con altre ricette, altri ospiti e tante novità. Ma come al solito, sempre e soltanto con gusto!